Andiamo. Ci sono state tre novità importanti che credo ci faranno accelerare. In primo luogo, il cambiamento della Costituzione italiana. Abbiamo introdotto il concetto di tutela degli ecosistemi, tutela dell'ambiente nell'interesse delle future generazioni, accanto al riferimento al paesaggio, che era fino a, appunto, a poche settimane fa l'unico riferimento, anche se la Corte Costituzionale aveva esteso l'interpretazione all'ambiente in senso lato. Perché è così importante? Beh, perché chiaramente c'è una tensione tra l'installazione, per esempio, di pale eoliche, come le diceva, e il disturbo, diciamo così, al paesaggio, anche se ormai è possibile ridurre questo tipo di impatto. Abbiamo scelto in Consiglio dei Ministri qualche settimana fa di superare il conflitto tra Ministero della Cultura e Ministero della Transizione Ecologica, proprio dicendo sblocchiamo e quindi facciamo queste installazioni. Questo è l'orientamento. Ma dall'altro credo che i territori abbiano una maggiore consapevolezza della necessità di fare questo salto in avanti. Come nel 1973 la crisi energetica spinse tanti di noi, ma il sistema produttivo, direi l'intera società italiana, a cambiare atteggiamento, a cambiare stili di consumo verso il risparmio energetico, verso tecnologie meno impattanti, credo che anche questa guerra stia producendo lo stesso fenomeno, con una differenza, che l'attenzione all'ambiente è già cresciuta molto negli ultimi anni, quindi non è una sorpresa. Senta.